Masters of Web, concorso per noi maghi. Io mi chiamo Gianvito, la mia assistente Veronica che mi aiuterà a fare questo gioco. Per fare questo gioco ho bisogno di un pennarello, una busta e un mazzo di carte. Veronica, ti pregherei di scegliere una carta a tuo piacere e farla vedere alla telecamera. Carta? Perfetto, Veronica. Mettila in mezzo. Perfetto. La carta si trova in mezzo a questo mazzo e in mezzo a questo mazzo io andrò a prendere una carta e andrò a fare una previsione. Metterò questa previsione all'interno di questa busta che lascerò vicino a Jolly. Prenderò il mazzo e lo dividerò in 6 mazzetti. Ti dirò di scegliere uno di questi mazzetti e il mazzetto che tu sceglierai lo escluderemo. La tua carta, per caso, è una di queste tre? No. Non è una di queste tre? Perfetto. Veronica, scegli uno di questi mazzetti. Veronica, scegli uno di questi due mazzetti. Questo qua. Questo qua. Non era il 10 di cuore della tua carta, non era neanche il 5 di quattro. A questo punto, signori, abbiamo esattamente due carte. Veronica ha la facoltà di scegliere due carte. Scegliene una, escludene una. Questa qua, sei sicura? Non questa? No, questa qua. Sicura? Non questa. Veronica ha scelto questa carta. Attenzione, signori, ho fatto una previsione. La mia previsione diceva che la carta scelta da Veronica sarebbe stata il 5 di quadri. Era la carta tua scelta? No. Come non è la carta tua scelta? Il 3. Va bene, a volte i giochi riescono, però comunque Veronica hai escluso tutte le carte a tuo piacere. Le hai escluse tutte. È rimasta una sola carta. Il 3 di quadri. Ma dato che noi siamo maghi, tu sei sicura? Io avevo fatto una previsione, Veronica. E la mia previsione dice questo, che tu avessi scelto il 5 di quadri, però hai scelto il 3 di quadri. Io non so per quale motivo, ma se io faccio una magia, piano piano, muovo la carta, effettivamente il 3 di quadri. Grazie, Veronica. Grazie a te. Ma se so quello, siamo troppo pazzi. They say he did. They had three in the family.